Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare di Sonoff Mini e vediamo come si collega il Sonoff Mini a una presa a muro, quindi una presa di quelle che troviamo nelle scatolette 503. Facciamo questo per rendere questa presa smart, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tramite l'applicazione del Sonoff, che è la EV Link, possiamo attivare e disattivare la presa. Questo è un video richiesta, me l'avete chiesto in due persone, non avevo pensato di creare questo video perché io utilizzo queste prese in casa mia, che sono comodissime, perché le posso spostare, come sapete, nelle varie stanze della casa, ma magari qualcuno ha qualche esigenza particolare, gli servono le prese a filo perché magari deve collegarle dietro il televisore o magari dietro un mobile, quindi una presa del genere può risultare scomoda. Niente, oggi vediamo come si effettua il collegamento, che tra l'altro è semplicissimo: basta staccare i due cavi dalla presa, collegarli al Sonoff e poi dal Sonoff alla presa, quindi anche il video sarà cortissimo. Niente, adesso vi faccio vedere come ho effettuato il collegamento. Il collegamento del neutro si può effettuare in due modi, ora ve li faccio vedere, sia fisicamente, ma anche vi faccio un disegnino come faccio di solito, così almeno avete un esempio scritto. Vediamo la prima tipologia di collegamento, che è quella che ho testato a casa mia per un paio di giorni. Allora, fase neutro che arrivano dalla scatola di derivazione, neutro che è collegato alla presa, poi esce dall'altro punto della presa e viene collegato al Sonoff in uno dei primi due punti. Vi ricordo che i primi due punti sono collegati come se fossero un ponte e sono predisposti per il neutro. Poi fase che arriva dalla scatola di derivazione, collegamento al terzo punto dove c'è scritto L in, poi quarto punto dove c'è scritto L out, esce e viene effettuato il collegamento di nuovo alla presa. Seconda tipologia di collegamento, scatola di derivazione, neutro che si collega in uno dei due punti del Sonoff Mini, dall'altro punto esce e viene collegato alla presa. Scatola di derivazione, fase, viene collegata al terzo punto dove c'è scritto L in, esce dal quarto punto che è questo, come vedete, dove c'è scritto L out e viene collegata alla presa. Vediamo prima come ho effettuato io il collegamento a casa mia. Allora, il neutro che era collegato direttamente alla presa, ho creato un ponte e l'ho collegato in uno dei due punti del Sonoff Mini. La fase che era collegata alla presa, l'ho staccata e l'ho collegata direttamente al Sonoff. Ricordatevi, terzo punto. Poi l'ho fatta uscire e l'ho collegata di nuovo direttamente alla presa. Seconda tipologia di collegamento: sia la fase che il neutro sono collegati direttamente al Sonoff, neutro secondo punto, fase terzo punto, e poi chiaramente devono uscire e andare collegati alla presa. Secondo punto esce il neutro e va collegato alla presa, quarto punto dove c'è scritto L out, uscita della fase, è collegata alla presa. Tramite l'applicazione EV Link possiamo attivare o disattivare la corrente. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così col mio prossimo video sarete informati. Buona settimana!